Verso la fine dell'estate mi piace sempre passare un po' di giorni in giro per rifugi, che è una specie di rito per salutare l'estate. E a un certo punto sono capitato in questo rifugio gestito da una ragazza da sola. E ho passato un paio di giorni lì anche perché mi piaceva l'idea di darle una mano. Per me La felicità del lupo è nato come il libro sulla rifugista, ne parlavo così. E poi è stata una storia che ho ritrovato in giro per i rifugi di persone che erano arrivate in montagna veramente senza nessun tipo di ricordo o esperienza, come invece è successo a me, sono i luoghi della mia infanzia. Ma per un desiderio di avventura, un'idealizzazione di cosa poteva essere andare a lavorare in un rifugio alpino. Mi piace molto che la montagna sia diventato un luogo politico. Perché per un sacco di tempo è stato semplicemente il luogo della polenta e dei funghi, delle tradizioni, del folklore, pace, silenzio, natura. Invece che negli ultimi anni sia diventato un luogo di rivolta personale, chi se ne frega se è una moda, sono contento che sia così. Avevo iniziato a fare dei bandi per prendere dei rifugi in gestione qua in giro. E ho iniziato a pensare a una seconda parte della mia vita in cui la scrittura era un po' lasciata alle spalle, ecco, praticata in un modo più realista. Ero sempre stato convinto che prima o poi sarei riuscito a essere uno scrittore, eccetera, eccetera, dai 18 anni. Però quando ti avvicini ai 40 e dici, oddio, sono ancora qua che faccio il barista o il cuoco e dai miei libri, insomma, ne scrivevo e pubblicavo, ma non era evidentemente diventato il mio lavoro. Ho iniziato a vedere davanti una specie di mostro, cioè quello di uno scrittore, insomma, fallito, ma nel senso che non era riuscito e che nella vita doveva inventarsi qualcos'altro. Poi ho scritto Le otto montagne e tutto è cambiato, però quella visione lì mi è rimasta impressa. Nessuno mi obbliga a scrivere quello che scrivo. Certo che se devi veramente pensare a quali condizionamenti ti arrivano, però il discorso è un po' più complicato. Cioè il fatto che io scrivo un libro su New York che passa praticamente inosservato, scrivo un libro sulla montagna che vende 1 milione di copie, è chiaro che questa cosa ti condiziona, non è che puoi ignorarla. Ti fa piacere essere amato, essere letto e quindi non andare nella direzione in cui il pubblico sembra spingerti è difficile. Mi chiedo sempre se è vero, no? Quando gli artisti dicono: ah no, ma io faccio quello che mi pare, non mi interessa. Mi sembra così strano perché chi è che vuole dispiacere al suo pubblico? Riuscirei a inventare delle vicende, infatti le invento, ma non riuscirei a inventare un personaggio di sana pianta, non saprei neanche perché farlo. In particolare in questo libro volevo che tutto fosse assolutamente concreto. In fondo Fausto è uno scrittore, per cui uno che ha sempre vissuto di parole, di concetti, di astrazioni, che gli capita per caso di diventare un cuoco che vive di sapori, odori, cose che si fanno con le mani. E anche nel resto della sua vita succede così, tutto diventa molto fisico, corporeo. Una delle primissime scelte è stato di scriverlo in terza persona, perché quella prima persona delle otto montagne è per me così la mia voce. Non so se riuscirei a scrivere in un'altra prima persona. In più la terza persona l'ho frequentata poco, anche in Sofia si veste sempre di nero, c'erano diversi racconti scritti così e volevo tornare a quella prospettiva di un narratore esterno però molto vicino, molto affettuoso, che guardi i personaggi veramente da sopra, un po' da sopra la spalla. Fausto va a vedere un posto dove si ricordava che da piccolo c'era il ghiacciaio. Arriva da grande, il ghiacciaio si è ritirato e lui si rende conto che dove il ghiacciaio si è ritirato si è formato un laghetto, sono cresciute le prime erbe pioniere, arrivano gli animali e dicono: questo non è la fine del mondo, questo anzi è un inizio della vita. A me sembra ci sia una polarizzazione tra città e foresta, chiamiamola così. Non c'è più la campagna, non c'è più quella terra di mezzo in cui l'uomo più o meno conviveva con la natura anche facendo una sorta di cuscinetto, no? I campi, le campagne. Adesso c'è la città sempre più ampia, ma dove finisce la città inizia il selvatico. Per
me questa dialettica ho capito che nella mia vita continuerà a esserci.